Entro il 16 dicembre le piccole e medie imprese dovranno nominare il collegio dei revisori, una decisione che sta creando non pochi problemi alle attività produttive e ai professionisti che dovranno essere incaricati di revisionare i conti delle aziende. E proprio di revisione legale e crisi d'impresa si è discusso nell'incontro organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord, un forum dove sono state presentate le possibilità di nuovi incarichi per i professionisti, ma che nel contempo potrebbero nascondere numerose insidie per i tempi ristretti di attuazione e controllo dei bilanci. C'è una normativa che ovviamente è stata introdotta proprio per il discorso della crisi d'impresa, che prevede che entro il 16 prossimo, la scadenza quindi vicina del 16 dicembre, le imprese che hanno superato 4 milioni di volume d'affari, 4 milioni di patrimonio e 20 dipendenti sono obbligati a nominare il revisore o il collegio dei revisori. Per cui è una scadenza imminente, ancora le aziende non sono del tutto pronte, stavamo dicendo, per cui comincia a diventare molto problematica. È una cosa che comunque ne stiamo parlando da qualche mese, stiamo cercando di portare ovviamente la notizia, stiamo diffondendo la notizia a tutte quante le imprese. Purtroppo non sono ancora pronte e quindi cominciano a creare delle difficoltà sia alle aziende sia ai professionisti, perché il revisore che viene nominato non potrà iniziare la propria attività se non dal prossimo mese di gennaio, per cui con tutte le criticità che comporta ovviamente il discorso di andare a revisionare un bilancio 2019 nel 2020, per cui ci saranno molte problematiche da affrontare, molte responsabilità per i professionisti e nello stesso tempo anche molti problemi per le aziende che saranno revisionate. Tutti auspicavano una proroga delle disposizioni di legge che impongono le società di minore dimensione di fare una scelta di campo, cioè di nominare l'organo di controllo. La scadenza è il 16 dicembre, al momento non ci sono notizie ufficiali che possano in qualche modo far paventare una proroga. Auspichiamo che ci sia questa possibilità, ma nel frattempo stiamo tentando di organizzarci e di dare una risposta concreta come professione a questa opportunità, che noi riteniamo tale e che pertanto avremmo grande volontà di essere attori del sistema, perché il codice della crisi e dell'insolvenza ci affida un ruolo importante, quello di essere arbitri di situazioni che potrebbero rappresentare situazioni di crisi, rispetto alle quali un commercialista è in grado di dare delle risposte concrete. Attraverso la certificazione dei bilanci rendiamo possibile la credibilità e la maggiore affidabilità delle imprese, quindi si apre un nuovo sbocco professionale, una nuova opportunità non solo per i professionisti ma anche per le imprese che attraverso la revisione potranno appunto attingere al mercato dei terzi, al mercato del sistema creditizio, rendendo possibile nuovo sviluppo e nuove opportunità. Quello che noi cerchiamo di sensibilizzare verso la categoria è l'approccio alla consulenza propedeutica all'accettazione dell'incarico di revisione. Perché? Perché oggi la norma prevede che in ogni società l'imprenditore deve istituire un adeguato assetto organizzativo. Ebbene, noi riteniamo che questo lavoro sia propedeutico all'incarico di revisione, perché noi commercialisti, la nostra professionalità in materia economica e finanziaria, possiamo essere di supporto sicuramente all'imprenditore per la creazione, l'istituzione di questo sistema di controllo, di gestione, in modo da agevolare poi i nostri iscritti, la nostra categoria, nell'approccio a questi nuovi incarichi di revisione legale. Tantissimi problemi sicuramente per le aziende, tanta responsabilità per quanto concerne la categoria dei professionisti, sicuramente però questa cosa va vista nell'ottica di una sfida praticamente per le piccole aziende, anche perché poi queste problematiche a mio parere perlomeno possono essere lette come sicuramente un costo ma anche un beneficio poi successivo per quello che potrà essere, quindi nell'ottica di prevenire una crisi, nell'ottica di avere maggiore contezza di quelli che sono i processi, gli effetti e anche i risultati che evidentemente ci può essere, insomma anche la sollecitazione per le imprese di fare in un certo senso una esplorazione al proprio interno. Tutto questo spaventa un po' la...